Il meeting è stato molto interessante perché ha permesso di evidenziare alcune delle criticità che si sono messe in evidenza, soprattutto durante il periodo Covid, perché molti percorsi assistenziali, soprattutto dei pazienti cronici, che sono i pazienti prevalenti, diciamo, nella nostra branca, sono stati, diciamo, tra virgolette, interrotti o perlomeno rinviati a causa delle problematiche relative al virus. Quindi abbiamo dovuto, su ordinanza naturalmente della regione, distanziare e diciamo diluire un po' i percorsi e le prestazioni dei pazienti, sia percorsi, diciamo, di oftalmologia medica, sia di oftalmologia chirurgica. Quindi, diciamo, abbiamo avuto dei rallentamenti sia nella diagnosi, nella cura di alcune patologie che purtroppo comportano anche dei danni piuttosto gravi fino alla cecità, come per esempio le maculopatie, i glaucomi, le retinopatie diabetiche, e quindi diciamo questa è stata una delle cose, diciamo, piuttosto importanti. Poi abbiamo avuto dei rallentamenti naturalmente anche nell'ambito chirurgico, soprattutto, diciamo, per le cataratte, che anche se non costituiscono una patologia acuta, però sicuramente, diciamo, comportano per i soggetti anziani delle conseguenze piuttosto importanti se non vengono operati nei tempi e nei modi giusti. E poi abbiamo, siccome nel nostro ospedale ci occupiamo anche per esempio di patologie oncologiche, quindi dei tumori, abbiamo cercato soprattutto di non rinviare questo tipo di patologie, abbiamo cercato di far fronte il più possibile con questo. Sul territorio abbiamo, diciamo, un po' distanziato le visite e i percorsi, però abbiamo cercato di fare tutto quello che riuscivamo a fare, e questo, diciamo, è stato fatto in generale in tutta la regione, in tutta la regione toscana. Sicuramente però alcuni percorsi si sono interrotti e le liste d'attesa si sono allungate. Quali sono magari le maggiori criticità che sono state riscontrate proprio in questo periodo di pandemia in merito all'accesso alle cure o agli interventi, come ritardi o cancellazioni? Allora, da una parte, diciamo, ci sono state sicuramente anche delle cancellazioni da parte dei pazienti stessi, che naturalmente erano spaventati dall'idea di accedere per esempio in ospedale, e quindi da qui, secondo me, anche la necessità di ripensare un pochino l'organizzazione anche all'interno degli ospedali, di spostare per esempio alcune attività anche sul territorio stesso, in maniera tale organizzare, diciamo, dei team multiprofessionali che potrebbero occuparsi anche fuori dall'ospedale, diciamo, di alcune patologie, soprattutto le patologie mediche, ecco, dotando naturalmente il territorio degli strumenti tecnologici necessari, perché l'oculistica è sicuramente una branca che negli ultimi, diciamo, 50 anni sicuramente ha avuto un'evoluzione enorme, soprattutto anche grazie all'evoluzione tecnologica. Quindi sarebbe importante, ecco, diciamo, dotare anche, diciamo, le strutture periferiche, territoriali, le case della salute, che sono per esempio in Toscana, diciamo, il mezzo principale di organizzazione del territorio, di strumentazioni e tecnologie idonee per poter, diciamo, costruire delle reti cliniche, dei percorsi accessibili al di fuori dell'ospedale. Ecco. Certo, infatti, ecco, quali sono magari le conseguenze, ecco, proprio sui pazienti con malattie oftalmologiche non trattate, come la cataratta o come le maculopatie?
Diciamo sicuramente nel caso delle maculopatie, di alcune maculopatie, soprattutto della forma, diciamo, quella umida, cosiddetta umida, non della forma secca, sicuramente diciamo, trattiamo normalmente con delle iniezioni intravitreali, sicuramente in questo caso il ritardo può generare delle conseguenze gravissime per il paziente con la perdita proprio del visus e quindi sarebbe fondamentale, importantissimo poterlo fare il prima possibile, subito appena fatta la diagnosi. Ecco. Quindi sicuramente ci sono stati dei rallentamenti in questo senso, quindi anche lì non sappiamo quante persone, sicuramente abbiamo cercato di fare il più possibile, ma sicuramente ci sono stati dei ritardi, ecco, in questo senso. Ecco, proprio a proposito delle maggiori conseguenze proprio sugli anziani di cui parliamo, appunto, quali sono state, proprio sulla scorta di quello che ha detto anche prima, ecco, in modo particolare. Le conseguenze purtroppo per gli anziani sono sicuramente, per esempio nel caso non vengano operati di cataratta, sicuramente una difficoltà anche nella deambulazione, possono riscontrare anche con le maculopatie, possono avere dei problemi nella deambulazione, nel muoversi, nello spostarsi anche all'interno dell'abitazione stessa. E quindi creare sicuramente un aumento, che ne so, delle fratture del femore, come sono state registrate in questo periodo, quindi sicuramente delle difficoltà maggiori nello spostamento, nel movimento e una maggiore richiesta di aiuto e di cure da parte dei caregiver, quindi sicuramente ci sono stati anche lì dei problemi e delle conseguenze relativamente al fatto di non poter vedere bene e non essere riusciti ad operarsi, magari anche semplicemente di cataratta. Sono emerse anche delle proposte dal meeting a cui ha partecipato anche l'assessore regionale alla sanità. Sì, diciamo che con la Regione Toscana stiamo cercando da diverso tempo di affrontare il problema delle cronicità e quindi della cura in generale di tutti i pazienti cronici complessi, come possono essere per l'appunto i pazienti anche oftalmologici. Stiamo portando avanti una diciamo, nuova organizzazione che non veda più separato l'ospedale dal territorio, ma che ci sia un'integrazione maggiore tra l'ospedale e il territorio in maniera tale che il paziente, diciamo, si senta guidato e accolto in una rete di percorsi e di cure che gli permettano di non, diciamo, di non tralasciare, di non trascurare tutte le patologie più importanti che dicevamo prima. Quindi stiamo cercando di organizzare, appunto, come dicevo prima, le case della salute dove potrebbero esserci dei team specialistici, molti specialisti dove potrebbero essere praticamente adeguatamente attrezzati con tutte le nuove tecnologie che abbiamo a disposizione e quindi cercare di non far girare il paziente tantissimo come succede spesso come una trottola, ma cercare di concentrare tutte le cure con ambulatori di secondo livello dove vengono svolte, diciamo, nella stessa giornata più esami diagnostici o addirittura più trattamenti, questo sia in ospedale che sul territorio. Ecco, quindi diciamo che la proposta principale è quella di cercare di costruire questi centri che già in parte, diciamo, esistono, già ci sono, per esempio anche qui in ospedale a Prato abbiamo, diciamo, degli ambulatori di secondo livello dove il paziente, diciamo, riceve nello stesso giorno la diagnosi e talvolta anche la cura della patologia rilevata, però ecco, è una, diciamo, è una possibilità che va estesa ulteriormente, quindi alla luce di quello che abbiamo visto in questo periodo.